Siamo con Palmiro Noschese di Meglia Hotels e vorremmo sapere che tipo di programma ha il gruppo Meglia in Italia per quanto riguarda il tema della formazione, un tema particolarmente sensibile a cui voi siete piuttosto legati. Sì, diciamo che per noi la formazione è un po' uno dei pilastri del nostro piano strategico a livello worldwide. Ci piace dire Think Global, Act Local, quindi diciamo noi tutto quello che viene progettato nel nostro headquarter di Palma de Mallorca cerchiamo di rilasciarlo nelle varie country e quindi in Italia stiamo facendo tantissima formazione. Innanzitutto il nostro focus è sul digital perché al momento il digital è molto attuale, quindi noi abbiamo inserito al nostro team delle figure professionali, giovani che devono comunque fare un po' da guardian a questa, a quest'area, sia da un punto di vista di marketing sia da un punto di vista di business. E poi naturalmente la grande attenzione è sempre sul food and beverage, quindi posso annunciare, diciamo, a questa intervista che nei prossimi mesi ci sarà un progetto formativo molto importante, specialmente sull'area di Roma e anche in quella di Genova e in parte anche Milano, proprio per sviluppare nuovi concept di ristorazione, ma anche per dare un servizio eccellente che è quello un po' che il cliente si aspetta. Detto questo, luxury per noi è importante, stiamo cercando di andarlo sul brand premium, che è un po' il nostro brand di riferimento, in modo particolare col brand Gran Melé a Roma, col brand Mia a Milano, che ci auguriamo anche di sviluppare in altre città, e quindi sempre un occhio a tutto quello che è il servizio, attraverso anche la Leading Hotel of the World e determinati standard che la Leading ci chiede all'interno di determinati State dando alberghi. stimoli anche agli istituti alberghieri italiani? Sicuramente sì, noi facciamo anche dei percorsi all'interno degli istituti alberghiere. Mi piace questa domanda perché deve sapere che il 12 gennaio siamo stati all'Istituto Alberghiero di Salerno, è l'istituto dove io, tra le altre cose, mi sono diplomato. Siamo andati lì con Bosch che fa proprio dei programmi formativi. Sono stato lì con due campioni del mondo, Clemente Russo del pugilato e Margherita Grambassi per quanto riguarda la scherma, e abbiamo fatto uno speech in tre a tutti i ragazzi della scuola alberghiera, ma non tanto per insegnare qualcosa, ma per fargli capire che il mondo dell'hospitality è il mondo del futuro e quindi loro devono programmare, studiare, ma puntare in questo settore che gli può dare grandissime soddisfazioni. Associazione Italiana Confindustria Alberghi partecipa quest'anno anche come espositore a Tourism Investment. Che cosa vi aspettate e che obiettivo vi siete posti? Beh, la nostra associazione, Associazione Italiana Catene Alberghi, Confindustria Alberghi, è sempre attenta a questo tipo di eventi che si fanno. Le aspettative sono sempre di avere una maggiore partecipazione e partnership e collaborazione fra quelli che sono i fondi e le catene alberghiere e perché no anche le istituzioni per far diventare il turismo sempre più grande, la cultura del territorio, il food, il beverage, il nostro made in Italy, cercarlo di farlo conoscere sempre di più, non solo in Italia ma sempre di più anche all'estero, e quindi AICA che mette il cappello su eventi del genere vuole dire che siamo tutti molto uniti per il fine comune che è quello di essere un po' il paese di riferimento per quanto riguarda dell'hospitality. Grazie, buon lavoro a Palmiro Noschese e a Meglia. Grazie tante e in bocca al lupo per questo evento che sicuramente porterà tanta fortuna. Grazie.